you're gonna find. Recentemente il critico del Corriere della Sera Mario Luzzato Fegis l'ha definita un soprano acrobatico e una forza della natura. E certo la voce di Sherita Duran, calde dal timbro morbido e vellutato, è un inno alla musica e alle emozioni soprattutto in chiave gospel, il genere che lei stessa negli ultimi tempi ha contribuito a rilanciare in Italia, grazie anche ad una serie di apprezzate apparizioni televisive sulle principali reti nazionali. Guarda, per me la musica gospel, mi sono cresciuta con la musica gospel cantando in chiesa, per cui è molto legata alla fede ovviamente. Gospel vuol dire il Vangelo e buone notizie di Dio, sta parlando di le buone notizie di Gesù, ma però delle volte viene visto come la musica di Natale, si fa in dicembre e non è vero, è una musica che si fa tutto l'anno, per cui sai, è una musica così gioiosa che trasmette questa gioia di adorare il Signore, di proprio di stare insieme, di cantare, lodare insieme, è una musica di ogni giorno. E dopo un anno ricco di successi con un CD molto apprezzato e una serie di concerti in giro per l'Italia, domani sera a Milano sarà proprio Sherita Duran, la voce solista dell'Italian Gospel Choir, manifestazione che richiamerà in Piazza Duomo 450 coristi, scelti tra i migliori gruppi della penisola, sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica Napolitana. Nativa a Fresno, in California, formazione classica a Los Angeles ed esordi artistici a New York, Sherita Duran da anni vive in Italia, a Pavia, dove si è sposata e ha dato alla luce una bimba. E qui ha saputo sviluppare un legame molto intenso con il territorio, tanto che spesso partecipa ad eventi e iniziative di solidarietà. E tra pochi giorni sarà sul palco del Teatro Fraschini per la serata in onore di Michael Jackson. Michael Jackson è straseguito in tutto il mondo, anche dopo la scomparsa, fa niente, è ancora straseguito, per cui sarà molto bello.